Buonasera a tutti, sempre per il ciclo hashtag Bambini Strappati per Attivo TV. Questa sera siamo in compagnia di Mariangela Campus, presidente dell'associazione FLAGE, Figli Liberi dall'Alienazione Genitoriale, e Roberto Castelli, presidente di Genitori Sottratti. Io vi do il benvenuto e vi ringrazio di essere qui con noi. Buonasera, Mariangela. Buonasera, intanto grazie per l'invito, sono molto contenta di stare qui con voi, con te e con Roberto. L'associazione, come hai detto tu, si chiama FLAGE, Figli Liberi dall'Alienazione Genitoriale, è un'associazione nazionale, siamo ubicati su quasi tutto il territorio italiano, abbiamo dei referenti in quasi tutte le regioni italiane, ce ne manca qualcuna. Ci occupiamo chiaramente di alienazione genitoriale, che altri non è che una manipolazione psicologica, una violenza psicologica che viene effettuata in questo caso da un genitore nei confronti del figlio con l'unico scopo di allontanarlo dall'ex. Quindi questa, diciamo, è la strategia che viene utilizzata ultimamente spessissimo durante le separazioni. Appunto per allontanare un ex che non si vuole appunto che abbia più contatti col figlio, quindi più che altro come spirito di vendetta, un atto vendicativo che un genitore pone nei confronti dell'ex. Dicevo, non è altro che una manipolazione psicologica, e poi dopo mi ricollegherò appunto ai fatti di Bibiano, perché cambia il termine, nel senso che chiamiamo manipolazione psicologica quella che è il termine normale, che può essere appunto effettuata, come abbiamo visto, da psicologi, assistenti sociali, enti. Mentre quando viene effettuata da un genitore nei confronti dell'altro, cambia il termine, si chiama alienazione parentale genitoriale. Parentale, io utilizzo genitoriale perché il parentale in realtà è tradotto dall'americano. Parental alienation, in quanto parents in America significa genitori, però in realtà purtroppo l'alienazione non colpisce solo i genitori, colpisce anche i nonni, gli zii, i cugini, insomma tutta la sfera parentale e amicale del genitore che si vuole escludere. Buonasera a tutti, sono il presidente di un'associazione di genitori separati, che si chiama Genitori Sottratti, è in Emilia Romagna ed è parte di una rete di tante associazioni, tutte sotto l'ombrello di Colibrì, che è il coordinamento interassociativo di associazioni che trattano il tema della bigenitorialità. Che cos'è la bigenitorialità? È sostanzialmente il rispetto del concetto dell'essere genitori anche dopo la separazione. La bigenitorialità è un diritto dei minori ed è un dato di fatto e previene l'insorgenza di dispute separative sui figli, protegge il minore da manipolazioni strumentali, compreso l'alienazione genitoriale, elimina l'emarginazione di uno dei due genitori, riduce le false accuse strumentali e riduce il disagio emotivo nei bambini e adolescenti, quasi come se fosse una medicina. E infatti, non a caso, noi abbiamo prodotto questo packaging, sembrerebbe quasi una medicina, in realtà è una medicina per i bambini. Tutela entrambi i genitori ed è il tema trainante di tutte le associazioni che fanno parte di Colibrì. Siamo tutte associazioni di genitori che una volta separati abbiamo intenzione di mantenere un contatto con i nostri figli. Detto questo, che è il core business della situazione, è il tratto comune che ci dipinge, operiamo in rete o anche isolatamente sul territorio per avvalorare il concetto che i bambini, anche una volta che i genitori si separano, non devono avere il timore, non devono avere timori perché noi siamo lì per tutelarli e quindi essere ancora genitori nonostante tutto. Poi che il fenomeno separativo abbia dei risvolti tragicomici per vari aspetti, questo è un dato di fatto perché in primis i tribunali fanno fatica ad accogliere le istanze dei genitori quando decidono di separarsi, ma di continuare entrambi a stare vicini ai figli e lo dichiarano i genitori stessi. Ma nella maggioranza dei casi dove c'è conflitto, ecco che la faccenda diventa assolutamente più difficoltosa, e basta soltanto uno dei due genitori che sia conflittuale perché salti tutta l'armonia, il rapporto con i figli, si innescano meccanismi perversi. Quindi noi cosa stiamo a fare al mondo? Siamo qui a cercare di far sì che la società di domani sia una società migliore e che in buona sostanza i nostri figli possano avere delle garanzie da subito che vi sono leggi che li tutelano. Ma non leggi soltanto scritte, leggi applicate e nella coscienza delle persone a partire dai primi, in primis dai magistrati, perché i magistrati hanno una grandissima responsabilità, che è quella di riconoscere la genitorialità come un valore di parità tra uomo e donna, cosa che è tutta da dimostrare oggi come oggi, e far sì che appunto i bambini possano vivere comunque un'alternativa a una genitorialità condivisa sotto lo stesso tetto, ma in due case. Ora, il tema è abbastanza complesso e non voglio trattarlo tutto qua adesso perché sarebbe lungo. L'argomento di cui volevo parlare oggi,
siccome ci troviamo in un contesto, diciamo, anche un po' insolito, che è questo di questa emergenza del virus che sta colpendo il paese, sta colpendo praticamente mezzo mondo, noi siamo genitori che oggi come oggi dobbiamo osservare necessariamente la quarantena e quindi siamo a casa. Essere a casa per una buona parte di noi significa non prendere lo stipendio, no, o non guadagnare denaro. Soltanto chi è legato ad enti statali o enti regionali o lavora alle poste o fa esercizi e lavori di questo tipo può avere garantito lo stipendio. Molti di noi sono liberi professionisti e o hanno piccole attività commerciali che sono escluse da quelle attività emergenziali, per cui ci siamo allarmati in considerazione del fatto che tutti i mesi dobbiamo contribuire al mantenimento, soprattutto noi papà, dei nostri figli, cosa che facciamo anche molto volentieri, ma quando ci è possibile e quando è dato farlo nella una ragione economica che possiamo affrontare. Quindi abbiamo raccolto un paio di emendamenti e due articoli a firma di Emanuele Pellegrini e del senatore Pillon sull'articolo 71 e l'articolo 125. Allora, l'articolo 71, l'emendamento in sé è una piccola aggiunta che vorremmo aggiungere al testo di base e si chiamerà articolo 71 bis, istituzione di un fondo per genitori, lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento. Al fine di garantire ai genitori, lavoratori separati o divorziati che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da virus Covid hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell'assegno di mantenimento nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e istituito un fondo volto a erogare contributi per consentire ai genitori, lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l'assegno di mantenimento. Il fondo, che viene richiesto quindi allo Stato, ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entro il 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo al cui al presente comma. Il secondo punto dice: agli oneri derivati dalle attuazioni delle disposizioni, quantificati 50 milioni di euro per l'anno 2020, si prevede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili. Punto 3. Qualora il genitore inadempiente, cioè il genitore che non paga o non può pagare, chieda l'attivazione dei contributi di cui ai commi precedenti, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570 bis. Perché in buona sostanza, siccome i figli vanno mantenuti ed è un obbligo, se io non posso pagare e dall'altra parte trovo una persona che non mi crede e mi denuncia, io vado in una causa penale. Con questo emendamento rientreremmo in un pacchetto nel quale, se soltanto facciamo presente che non possiamo pagare ed è accertato, quindi entriamo in questo ambito per cui ci risolveremo il problema di una denuncia penale. E questo è l'articolo 71, l'emendamento all'articolo 71. Mentre l'emendamento all'articolo 125, disposizioni in materia di diritto di visita per i genitori separati o divorziati. Perché con questo virus è stato scritto di tutto e di più. Il Ministero in buona sostanza garantisce da subito il fatto che i genitori possano andare da un'abitazione all'altra a prendere i figli e portarli a casa loro. E questo è un dato certo. È un dato trasversale a tutte le autocertificazioni che sono uscite fino ad oggi, e c'ho l'ultima sotto il naso, che ancora non è stata pubblicata ufficialmente, però è stato proprio apportato una postilla per i genitori separati, lo dico perché è in data 29 marzo, quindi oggi è il 30, vedrete che uscirà stasera o domattina presto. Perfetto. Allora, i senatori Pellegrini e Pillon chiedono che le disposizioni recanti limitazioni al diritto di libera circolazione delle persone adottate al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus, ai sensi dell'articolo della TATA, non si devono applicare ai genitori separati o divorziati per gli spostamenti volti a raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso una casa famiglia o all'altro affidatario, oppure per condurli presso di sé, i quali restano consentiti in caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e quant'altro. Questo significa che un genitore può andare e fare la spolla da casa sua all'altra casa a prendere il bambino, caricarselo in macchina e riportarselo a casa senza deviazioni, senza metterlo a contatto con altre persone, con la mascherina e quant'altro. In buona sostanza, perché andiamo a fare questo
sottolineatura del diritto di visita per genitori separati o divorziati, perché la polizia spesso ferma le persone e dice che siccome c'è una regola che dice che non bisogna spostarsi da comune a comune, ecco che se loro sapessero... Alcuni genitori sono stati anche denunciati. Esattamente. E mi sento anche di aggiungere che c'è stato un abuso da parte dei genitori collocatari in questo senso, ed è quello che all'associazione Hashtag Bambini Strappati sta arrivando in maggioranza da molti papà, perché aiutiamo anche loro e il responso è esclusivamente questo, con l'abuso. Esatto. Di queste misure che prevedono del buon senso, ovviamente, ma un genitore degno di essere chiamato tale non metterebbe mai a rischio suo figlio. Però in questo caso ho parecchi no dalle mamme, piuttosto che alcuni papà collocatari, sono ben pochi, al diritto di visita, e tante sono faziose, mi sento più di dirlo, in difesa di tutti. Certo, è così. Vi consiglio di dare un'occhiata al sito Persona ai Danno, che oggi riporta un articolo dell'avvocato Adriano Marcello Mazzola, il quale fa una bella disquisizione su questo tema ed è estremamente ricca di dettagli e di particolari. E questo ci racconta anche in che paese viviamo, un paese dove da una parte si dice A e dall'altra si fa B. E siccome siamo italiani dobbiamo comunque crescere, e io mi auguro che questo virus, oltre a tutti i disagi che crea e creerà, ci lasci dei motivi di riflessione. Io mi auguro che uno dei motivi di riflessione sia proprio questo, la coerenza è una sorta di dignità che dovrebbe toccare un po' tutti e darci insomma un tono migliore di qualità, proprio come cittadini in primis, in modo che non venga più nessuno a darci comandamenti dall'alto balzani o sballati. Questo credo che dovrebbe essere un mantra per tutti quanti. So molto bene che tu sei in contatto col senatore Pillon. Prima di congedarti, mi devi fare una promessa solenne, che lo contatti e gli chiedi di farsi portavoce, lui, con tutta la Lega, con Matteo Salvini, con Giorgia Meloni e compagnia bella, affinché facciano di tutto, tutto il possibile per evitare che all'interno del decreto del 15 aprile Cura Italia di Conte ci siano queste richieste del CISMAI. Quindi io ho fatto i miei movimenti con i politici che conosco, con gli amici che hanno contatti con i politici. Siccome so che tu sei sempre in collegamento con lui, con la sua segreteria, ecco Roberto, tu devi per cortesia subito, come più di con noi, contattarlo. È un tema che tocca tutti, ricordate che è un tema che tocca tutti, e da una parte tocca la coscienza soprattutto di quei genitori che sono visti strappare i bambini col caso di Bibbiano, e credo che abbia toccato tante coscienze in Italia. È anche vero che a fronte di questo tema le istituzioni, soprattutto diciamo i partiti che sono al governo, hanno cercato di insabbiare la situazione, e questo non va certamente a vantaggio né di trasparenza né di tutela del confronto dei minori, perché noi i nostri bambini vogliamo bene, e voler bene ai figli significa avere un moto di profonda onestà nei loro confronti, anche nel come vengono trattati, poi i bambini fuori famiglie in modo particolare. Per cui io cercherò di essere portatore di questa cosa, sì. Comunque mi sto già muovendo in questo senso. Certo. Ti ringraziamo per l'anticipazione circa la nuova autocertificazione, che sicuramente potrà dare un soffio di ossigeno a molti genitori che non sono collocatari, diciamo così, per non fare differenze di genere. Ti auguro veramente buona serata e ti ringrazio anche a nome degli spettatori di Attivo. Grazie a voi, e mi auguro che questi temi che noi trattiamo, che sono per certi tratti pesanti, possono essere vissuti anche con un attimo di attenzione anche dei genitori che problemi non ne hanno ancora, e possono leggere tramite le nostre righe che c'è un modo di essere migliori. Tutto qua, ok? Fondamentalmente. Grazie mille Roberto, buona serata. Ciao. Ok Mariangela, ti lascio spazio sia per illustrare l'oggetto sociale appunto della tua associazione, che è qualcosa di nobile e che condividiamo, anche perché l'alienazione parentale o genitoriale, come ami chiamarla tu, è una forma di violenza psicologica che si scatena nei nostri figli. E cerchiamo di fare ogni giorno ai genitori quello di mettere da parte quelle che sono le vendette personali, i rancori, i problemi economici che non devono riguardare i nostri figli.
Assolutamente, concordo pienamente. Volevo ricollegarmi a quello che ha detto Roberto Castelli e sono pienamente d'accordo su quei due, diciamo, su quelle due norme che vogliono inserire, su quelle due proposte di cui ci ha parlato, perché parte tutto da una chiara condivisione dell'affido, che purtroppo, come ha detto lui, non viene mai rispettato, ossia le sentenze dei giudici non vengono mai rispettate o solitamente prediligono sempre un genitore rispetto a un altro. Adesso non voglio fare una questione di genere, mamma e papà, perché a me piace sempre parlare dell'oggetto del discorso e non del papà in più della mamma, eccetera, anche se sappiamo purtroppo che sino a poco tempo fa erano i papà quelli che subivano costantemente l'allontanamento, l'alienazione, eccetera. Purtroppo i dati che abbiamo noi come associazione ci dicono che negli ultimi anni le mamme sono aumentate in modo esponenziale, tantissime, sono tantissime che subiscono anche loro questo tipo di abuso. Quindi deve partire tutto da un affido realmente condiviso, dove non si deve assolutamente sgarrare da quello che dice la sentenza, e purtroppo ad oggi invece questo non succede, non ci sono i controlli adeguati e quindi il genitore malevolo, cioè quello che vuole appropriarsi del figlio per questioni di vendetta, come dicevi tu, per questioni economiche, eccetera, purtroppo ha la meglio, perché la legge non aiuta questi genitori. La tempistica è molto lunga, non ci sono gli strumenti che si dicono ma c'è quella legge lì, c'è quell'articolo lì. Sì, però in realtà poi non vengono utilizzati correttamente. Quindi c'è la necessità, a parer nostro, che ci sia proprio una legge chiara che intanto punisca l'alienazione e la violenza psicologica, la manipolazione psicologica, quindi a tutto tondo come reato, quindi penalmente. Cioè chi manipola i bambini deve essere punito penalmente. E poi di concerto tutta una trafila civilistica da fare, ovviamente, affinché si verifichi che i figli abbiano libero accesso, venga riconosciuto il genitore che inizia a mettere in atto la manipolazione, eccetera. Ma noi ci occupiamo di questo con Flagge e diamo sostegno ai genitori, appunto i nonni, agli zii, perché come dicevamo non è solo una questione che riguarda un abuso che riguarda i genitori, purtroppo sono coinvolti anche i nonni, gli zii, i cugini che non hanno più rapporti con questi figli che vengono poi allontanati e manipolati. La cosa grave della manipolazione psicologica è che crea dei danni incommisurabili sulla mente, sulla psiche di questi bambini. Questi bambini vengono veramente violentati, ecco perché deve essere considerato un reato, vengono violentati nel cuore, nell'anima e nella psiche. Iniziano ad avere una scissione, quindi loro vorrebbero fare qualcosa, loro vorrebbero in fondo al loro cuore dire che amano quel genitore che invece sono portati ad odiare, ma la testa non glielo consente, perché devono assecondare il genitore alienante, devono assecondare le sue richieste, le sue, diciamo, crisi, perché poi la maggior parte dei genitori alienanti, quelli che manipolano, si fanno vedere deboli di fronte a questi figli, si fanno vedere proprio in uno stato di pianto, di crisi, si sentono abbandonati, coinvolgono appunto in questo abbandono questi bambini, che poi chiaramente prendono le parti di questo genitore per poterlo difendere. Esatto. E questo te lo posso confermare anche in base alle testimonianze che abbiamo avuto di alcuni figli che sono stati vittime di alienazione e poi si sono ripresi, quindi ci hanno spiegato ancora meglio questo meccanismo, cioè questo meccanismo perverso realmente che li costringe poi a non ribellarsi. È il carnefice che si traveste da vittima tecnicamente, quindi esattamente. Le vittime. Sì. Esatto, sì, da spettacolo di fragilità, appunto, e di quasi una violenza, soprusi subiti dall'altro genitore in modo tale da gravare appunto sulla psicologia di questo bambino, che poi automaticamente prende un po' più le parti di questi genitori. Ed è il mio appello quotidiano che faccio a questi genitori, e che auspico che un giorno questi figli, che sicuramente ho almeno nella gran parte poi si destano da questo assopimento, possano poi perdonare loro tutto questo, ma già non sarebbe giusto infliggerlo anche per
lascia delle serie problematiche molto molto pesanti, poi pesantissime purtroppo, perché questa vittimologia che hanno questi genitori manipolatori proprio li induce a sentirsi, ad appropriarsi di un ruolo che non è loro, quindi loro vengono snaturati dalla loro età, che è quella dell'infanzia, dell'adolescenza, per poi appropriarsi di un ruolo che è quasi di un adulto, quindi di un adulto che deve consolare, che deve accudire quel genitore, quindi si rivoltano proprio i ruoli. Il figlio non è più figlio, non fa più il figlio, ma diventa una persona che deve accudire quel genitore, che piange, si sente, come abbiamo detto, vittima, si sente lui il tradito, l'offeso, io sono stato un bravissimo padre, io sono stata una mamma perfetta, perché ci ha fatto questo. Quindi anche quando si rivolge all'altro genitore, col figlio parla sempre al plurale: ci ha abbandonato, ci ha tradito, ci ha lasciato da soli, eccetera eccetera, quindi coinvolgendolo in toto in questa dinamica purtroppo diabolica. Qui mi voglio ricollegare, Sara, a questo fatto appunto gravissimo che sta accadendo in questi giorni, per il quale io mi sto battendo tantissimo assieme ad altre associazioni, a tante altre associazioni ovviamente, e che sono veramente per la tutela dei bambini, perché dobbiamo anche distinguere tra chi veramente vuole l'interesse dei bambini e chi invece è punta più a un interesse economico, ad avere delle risorse per i loro collegamenti con le case famiglie, eccetera. E quindi voglio parlare del CISMAI, e sappiamo tutti che cos'è il coordinamento, appunto, che si occupa di gestire un po' in tutta Italia purtroppo i professionisti che lavorano nel campo del sociale, quindi psicologi, assistenti sociali, comunità, come abbiamo detto, casa e famiglia, eccetera. Cosa hanno fatto questi signori? Hanno chiesto al presidente Conte di inserire nel prossimo decreto del 15 aprile, il decreto Salva Italia, quindi il prossimo previsto, diciamo, con più integrazioni per il 15 aprile, di inserire alcune loro richieste. Le richieste, diciamo, che io ho trovato più gravi sono la richiesta di una task force composta esclusivamente da operatori che sono associati al CISMAI, quindi che collaborano col CISMAI, e il poter utilizzare in modo diciamo a loro discrezione l'articolo 403 del codice civile, cioè che sarebbe praticamente il prelevamento coatto dei bambini, per dircelo chiaro. E questa io trovo sia una cosa gravissima, intanto perché conosciamo l'excursus del CISMAI, che lo troviamo collegato tranquillamente ai fatti di Bibbiano, benché loro abbiano più volte tentato di smentire, tentato di spostarsi, ma noi sappiamo bene chi sono i loro associati, sappiamo bene che l'associazione Hansel e Gretel di Fotti era una loro associata, abbiamo testimonianza anche cartacea, abbiamo tanti file che li vedono insieme nell'organizzazione di tantissimi convegni, di tantissimi corsi, perché la cosa grave è che il CISMAI con diciamo questo metodo bibbiano, quindi col metodo Fotti, lo chiamiamo così per farci capire, proprio perché poi se no sarebbe magari più difficile per chi non è addentro, diciamo, a questa situazione, ha istruito tutta Italia, cioè hanno fatto corsi addirittura a dei magistrati, hanno fatto corsi in tutti i servizi sociali di tutta Italia, hanno delle cooperative proprio inserite all'interno di comuni. Noi abbiamo pubblicato ieri appunto la maggior parte degli indirizzi degli enti che erano associati al CISMAI. Quell'elenco purtroppo è stato preso quest'estate, quando ancora il CISMAI non aveva oscurato il sito, perché poi dopo tutto lo scandalo hanno ben visto di oscurare il sito, quindi non si possono trovare tutte le cose che invece io avevo estrapolato. Perché prima era un vanto, poi casualmente dopo lo scandalo appunto Bibbiano, tutto il parterre di internet è stato violato, ed è stato violato anche su alcuni personaggi che prima comparivano tra le pagine anche di Wikipedia stesso, è sparito completamente tutto, ma soprattutto sono venuti a mancare tutti i dati dal 2008 a oggi, e questo non è qualcosa di sospetto, è nettamente criminale. Perché? Perché vai a ledere un'informazione che servirebbe alle persone per comunque capire che cosa è successo in questi anni, perché vorrei ricordare che Bibbiano è successo appena quasi un anno fa,
comunque è venuto fuori lo scandalo, è successo e si consumava già da anni precedenti. Il discorso è che questo fenomeno, questa ideologia è messa in essere da oltre 30 anni sul territorio italiano e quindi stiamo parlando di decine di migliaia di bambini sottratti ingiustamente alle famiglie, genitori accusati di cose fantascientifiche, perché anche già solo prendere ad esempio qualche relazione ti dà modo e maniera di capire che i fratelli Grimm in questo caso sono stati ampiamente superati. Ci sono delle cose completamente scoordinate, informazioni che non hanno nessun seguito e soprattutto compaiono anche molto spesso nomi che non indicano il soggetto di cui parlano. Quindi questi copia e incolla vengono continuamente messi in atto, comparendo addirittura davanti a questi giudici che firmano questi decreti. Quindi stiamo parlando appunto di un piano criminoso. Assolutamente, assolutamente un piano criminoso perché purtroppo però non riusciamo a fermare, perché il CISMAI ha dei contatti politici, delle connessioni politiche veramente di alto livello, quindi è questo che noi dobbiamo scardinare. Purtroppo noi associazioni non siamo in grado di fare questo, noi abbiamo bisogno dell'aiuto di politici, ecco perché io ho fatto appello a tutte le mie conoscenze personali, di destra, a sinistra, centro, in modo trasversale, perché quando si parla di minori, a parer mio non bisogna farne una questione partitica, ma esclusivamente politica di tutela dei bambini. Quindi in questo momento devono essere tutti i partiti politici a intervenire e a bloccare l'eventuale messa diciamo, in opera di queste norme nel decreto di Conte, perché questo porterebbe questa task force coordinata appunto dal CISMAI e dai loro compagni a fare cosa? Ad entrare in qualsiasi momento nelle case di ognuno di noi, semplicemente perché facciamo un esempio. Allora, in questo momento di quarantena i bambini sono rinchiusi in casa con i genitori, ok? Facciamo l'esempio di due fratellini che litigano tra di loro. La mamma, esasperata, perché giustamente ci sta, urla, basta, finitela, smettetela, non litigate. Il vicino che è in casa, perché anche lui è in quarantena, magari pensa che stia succedendo chissà che cosa, perché magari va sempre a lavorare, non è abituato a sentire questo tipo di interazione. Chiama questa task force del CISMAI, dicendo che si sta verificando un abuso, questi arrivano e prelevano in automatico i bambini per metterli in tutela nelle loro case e famiglie amiche. Dopodiché si dovrà verificare se esiste l'abuso, se è successo veramente qualcosa. I tribunali sono chiusi, gli avvocati non possono agire, quindi rendiamoci conto di quello che succederebbe in una situazione del genere. E poi conosciamo bene il modus operandi di quelli che collaborano col CISMAI. Le relazioni sono quasi sempre inventate. Sono loro che scrivono ciò che vogliono in base alle loro sensazioni, ma questo l'abbiamo visto anche dalle intercettazioni. Basta andare su YouTube e ci sono tantissime testimonianze, intercettazioni di quello che è successo a Bibiano, quello che hanno combinato la Dinolfi e tutti quelli a lei collegati. Le relazioni erano completamente falsificate. È cosa ancora più grave che i bambini erano manipolati. È qui che dobbiamo battere. I bambini vengono manipolati, plagiati ed indotti a dei falsi ricordi. Cioè, si inducevano i bambini a ricordare la cattiveria di un papà. Quando i bambini insistevano, no, ma io voglio abbracciare papà perché mi manca, mi piace il suo abbraccio. Loro insistevano, no, ma tu mi avevi detto che non ti piaceva, mi avevi detto che non volevi più vedere papà. Quindi loro utilizzano una metodologia, tra l'altro, che è solo loro, perché non si rifanno, diciamo, a quella scientifica, come per esempio la carta di Notto, che dà delle linee guida ben precise sull'abuso sui minori, su come individuarle, eccetera. Loro hanno fatto un loro protocollo interno, che poi hanno spacciato così a tutti i loro associati. E purtroppo i loro associati sono assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, sono persone che sono a stretto contatto con i bambini e con le famiglie quotidianamente per lavoro. Quindi questa è una piaga che noi dobbiamo assolutamente fermare. Dobbiamo impedire di dare, diciamo, vita a questa azione criminosa che loro vogliono mettere in atto, perché qui ne va veramente di tutti i bambini d'Italia.
Loro vogliono avere il pieno potere per prelevare tutti i bambini che ritengono ed è una cosa schifosa. Tra l'altro, tra le loro richieste, mi ha fatto anche sorridere perché è veramente assurdo, si danno la disponibilità anche di consegnare alimentari, insomma, generi di prima necessità alle famiglie. Quindi addirittura un ente del genere che si mette alla stessa stregua della Caritas e delle Vincenziane. Mi sembra assurdo. Laddove non esiste poi il vicino che chiama il telefono azzurro, perché quello è l'unico... Entrano loro nelle case con la scusa di portarti il cibo, capisci? Quello è il loro scopo, loro ti portano. Penso che manchi, o credo che magari ne avresti parlato, perché tra tutte queste richieste loro si offrono addirittura a questo governo di sostituirsi in modo tale da andare a verificare dove ci sono degli ammanchi economici familiari, che poi ovviamente in un clima di Covid-19 e quarantena non tutti percepiscono né lo stipendio, possono usufruire di uno status che compensi l'ammanco mensile, quindi stiamo parlando di autenticare e soprattutto avallare quello che un articolo sancisce in maniera fondamentale: non si strappano i bambini per problematiche economiche. Però il loro scopo è inserirsi nelle famiglie, entrare con la scusa di portarti il latte e il pane, per poi uscire e fare la relazione in base ai loro criteri e in base a tutto ciò che gli possa permettere poi di prelevare questi bambini, portarli nelle case famiglia e chiaramente avere sempre più contributi per poter mandare avanti queste strutture, che è una cosa abominevole. Ora, io dico questo, è chiaro che non tutti gli operatori devono essere, diciamo, demonizzati, perché ci sono assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti che lavorano nei comuni, negli enti, che sono persone validissime. Attenzione, quindi non facciamo di tutto l'erba un fascio. Noi stiamo parlando di quelli strettamente collegati a quel sistema. Ed è anche corretto dire che le case famiglia servono, perché ci sono dei casi veramente gravi, gravissimi, dove ci sono degli abusi sessuali, abusi di un certo tipo, dove i bambini veramente hanno necessità di essere messi in sicurezza, ma sono dei casi estremamente rari, dei casi che vanno certificati, che vanno analizzati. Non si può prendere un bambino così di punto in bianco, bisogna indagare e capire. Qui invece si tratterebbe, come parola d'ordine, prelevare e mettere in sicurezza da cosa, da chi, chi decide? Chi decide che quel bambino in quella famiglia non è sicuro? Perché la mamma lo sta sgridando, perché la mamma in quel momento non ha risorse economiche, perché la mamma in quel momento è stanca e ha il disordine in cucina? Ma scherziamo? La domanda è come una persona priva di prole possa stabilire quale possa essere un pericolo per un figlio. Molto spesso ci troviamo davanti a degli operatori che hanno un'età dai 27, 28, 30 anni e a malapena, perché ce ne sono anche di più giovani. Come si fa a stabilire con quali parametri possono interagire in queste situazioni e farsi quasi professori? Perché tecnicamente stiamo parlando di ragazzine che tante volte mi ci sono trovata per esperienza personale, non hanno realmente la connessione di quello che dicono. Sostanzialmente ti riporto magari anche di una frase, perché mia figlia era stata autorizzata e non da me, e dovevano comunque chiedere anche il mio parere su determinate cose, era stata autorizzata a dormire fuori l'oratorio. Da premettere che se io non conosco non autorizzo proprio nulla, autorizzo mia figlia a frequentare la chiesa, è giusto, a fare tutte le attività, ma in modalità diurna. Questa ragazzina, mentre io spiegavo in una maniera anche naturale e tranquilla a mia figlia le motivazioni per cui non glielo avrei permesso, interagisce con lei interrompendomi dicendo: ma Greta, tu sei libera di fare quello che vuoi, no? A 10 anni non è libera di fare quello che vuole, mi dispiace. Sì, sì, no. Assurdo. Perché sai, Sara, qual è il punto? Il loro obiettivo
La connessione tra questi enti e le strutture che accolgono queste donne e questi bambini è talmente forte, è talmente economica, che il loro obiettivo è quello di dover inserire per forza i bambini là. Spesso li inseriscono, noi abbiamo tantissime testimonianze, ma corredate di tanta documentazione, che purtroppo certe cose non si possono dire. Ma tante donne che hanno subito violenza si sono trovate in grandi difficoltà, si sono poi rivolte a queste strutture di accoglienza, e dopo un breve lasso di tempo in cui sono stati accolti con i figli, loro sono state mandate via, ma i figli sono rimasti là con un decreto del tribunale. Quindi rendiamoci conto, non hanno nessuna intenzione di aiutare queste famiglie. Le famiglie si devono aiutare in casa loro, le famiglie devono essere sostenute, ma anche attraverso dei percorsi di genitorialità, dei percorsi psicologici, dei percorsi economici, ma in casa loro con i genitori. I bambini devono essere aiutati in casa, loro hanno bisogno di mamma e di papà. Fatto salvo, ripetiamo sempre, dei casi gravissimi, quelli non li mettiamo in dubbio, eh? E qui stiamo parlando di un'altra cosa. Nessuno vuole esporre volontariamente un bambino a un grave pregiudizio, e questo è fuori discussione. Nella maniera più assoluta, nessuno propenderebbe a tutelare un genitore realmente violento. Quando parliamo di alienazione, le associazioni di femministe, oppure quelle che gestiscono i centri antiviolenza, dicono che l'alienazione non esiste, che non è possibile manipolare un figlio, e che lo fanno solamente eventualmente accusano le mamme di manipolare i figli contro dei papà violenti. Sottolineo questo perché ti spiego: quando parliamo di manipolazione e alienazione genitoriale, molto spesso siamo praticamente attaccate dalle femministe e dai centri antiviolenza, che appunto negano l'esistenza dell'alienazione, e sostenendo che invece è un'arma che viene utilizzata dai papà nei tribunali e contro di loro, perché loro invece non vogliono far vedere questi figli a papà violenti, quando invece non è così. L'alienazione genitoriale intanto avviene quando un padre o una madre non sono genitori violenti, sono dei bravi genitori. Chi invece è sbagliato è il manipolatore. Se c'è un papà o una mamma, se ci sono un papà o una mamma violenti, è giusto che questi vengano allontanati dai figli. Ma noi siamo i primi a dirlo. Ma la particolarità è che il genitore alienato non è un genitore cattivo, non ha commesso nessun reato, non è una persona malvagia, è semplicemente un genitore che sta subendo l'attacco di un ex cattivo che si vuole vendicare. Quindi c'è questa differenza. E poi un'altra cosa che mi fa sorridere del CISMAI, Sara, sai qual è? Che loro negano, perché loro si sono poi associati appunto a Fotti, a Coffari, che sono dei grandi negazionisti della alienazione, però sono i primi a metterla in atto, perché basta vedere le registrazioni che sono state depositate, tutta la documentazione, anche video, che abbiamo, dove si vede chiaramente come le psicologhe, gli assistenti sociali indottrinavano questi bambini, inducendoli a dire cose false sui loro genitori. Ecco, quindi veramente una contraddizione totale. E in questo momento bisogna adoperarci tutti, quindi io faccio anche un appello a chi ci guarda, se ci guarda qualche politico meglio, se ci guarda qualche genitore anche che non ha i nostri problemi, però ha dei contatti con dei politici o con persone che possono intervenire in questo momento, vi chiediamo di farvi portavoce tutti di questa situazione gravissima e di fare in modo che venga impedito che questo decreto veramente passi con le richieste del CISMAI e di tutti i suoi enti associati, perché purtroppo sono tantissimi, come abbiamo detto. Quindi è importantissimo in questo momento attivarci. Io faccio un appello al presidente Conte, che veramente prima di fare un atto del genere ci pensi. Faccio un appello all'ANCI, all'associazione di tutti i sindaci d'Italia. Questo metterebbe anche loro in secondo piano, perché il CISMAI non vuole interferenze né di assessori, né di sindaci, né di dirigenti dei servizi sociali. Con questa idea della task force quotidiana addirittura, loro vogliono andare armati, tra virgolette, della loro cattiveria, per poter poi prelevare in modo indiscriminato questi bambini, senza chiedere a nessuno, quindi senza un decreto del giudice, senza avere un aiuto dei dirigenti dei servizi sociali. Loro vogliono essere autorizzati ad agire senza dover rendere conto a nessuno. Quindi questa è una cosa estremamente grave. E la carta bianca appunto sulle nostre vite.
Questo è esattamente fatto. Una cosa pazzesca, una cosa secondo me anticostituzionale, contro i diritti dell'uomo, del fanciullo, cioè è una cosa veramente... Ultimamente sento molto spesso la frase che i figli non sono nostri, in realtà vengono trattati come entità, come persone, ma non vengono neanche riconosciuti come bambini, quindi credo che la prima violenza che si commette ai danni di questi numerosi minori sia fatta proprio dal nostro Stato, non considerando la loro fase di fragilità, di crescita e di costruzione dell'io, di identificazione e quant'altro poi avviene durante la crescita di un bambino. Quindi come dico spesso, sono stati mutati questi bambini in merce, in prodotti. Questo non può continuare, non può avere seguito e non si può consentire a delle persone in sordina né di tirare fuori una petizione di quel genere e né tantomeno di arrivare a queste richieste e che soprattutto è a questo appello al presidente Conte e a tutti i ministri, ci aggiungiamo anche noi sia come associazione ma anche come persone singole, il fatto che ancora ad oggi nessuno di voi volga l'orecchio a questo grido di aiuto che sta arrivando da gran parte dell'Italia, è deprecabile e ne chiederemo conto. Assolutamente, concordo. E voglio dire, voglio sottolineare invece, i figli sono nostri, i figli sono dei genitori, sono i genitori che hanno la cura primaria della salute, dell'istruzione, di tutto quello che comporta, dell'educazione di questi bambini. Lo Stato deve vigilare, deve aiutare, non deve entrare all'interno della vita normale di una famiglia. Questo non esiste, se no facciamo come in Germania, i figli sono dei servizi sociali dei cittadini tedeschi, quindi se un tedesco si dovesse sposare con un italiano o altro, no, i figli devono rimanere là, ma non esiste al mondo. I figli sono dei genitori, lo Stato deve supportare la famiglia con tutti gli strumenti che la possono agevolare ed aiutare. Non la deve demolire per meri interessi economici, ma quello che ancora più mi lascia così basita è come sia possibile che dopo lo scandalo Bibbiano, che dopo tutte le intercettazioni, dopo tutte le connessioni, ma anche da prima, perché il CISMAI prima era collegato a Spadafora, che oggi è l'attuale ministro dello sport, mentre quando era garante faceva praticamente tutto quasi in collaborazione col CISMAI, quindi ci sono tantissime cose scritte, ci sono tante prove. Com'è possibile che ad oggi si dia ancora voce a questa organizzazione? Ecco, quello che io non comprendo. Sono tanti indagati, c'è un procedimento in corso aperto e questi ancora non si vergognano. Cioè, per me è una cosa veramente assurda. Angela, ho la sensazione che questo CISMAI sia un'istituzione molto, molto, molto più statalizzata dell'INPS, arrivati a questo punto. E questo è molto grave anche perché detenere oltre l'85% del territorio come formazione, appunto, non la vedo neanche qualcosa di così legale, perché tecnicamente va a mancare quella che è una contrapposizione anche sulla concorrenza, cioè adesso magari il termine è fortemente sbagliato, perché comunque a me questo CISMAI mi ha toccato direttamente, c'è presente sul loro sito un articolo per quanto riguarda la mia comparsa sui palchi di Pontida, quindi siamo a toccare qualcosa che ha prima strappato e rovinato l'infanzia della mia bambina e subito dopo ha voluto quasi condannare chiedendo delle misure cautelari, addirittura credo, nei miei confronti. Quindi questi personaggi si dovrebbero, dopo Bibbiano, magari preoccupare di andare a togliere tutta questa falla che c'è all'interno del loro sistema, perché altrimenti dovrebbero cambiare la dicitura proprio del CISMAI, nel senso che questa è proprio un'attività che concerne un abuso totale sull'infanzia, perché diversamente la tutela dell'infanzia si completerebbe non in elargire soldoni
a queste cooperative, a queste società, ma metterebbe questo governo in condizione di rispettare quella che è la Costituzione italiana, quello che è il diritto civile, quindi di mettere le famiglie in condizioni di crescere i propri figli, che vada a colmare le lacune in termini economici, che effettivamente laddove riscontri delle lacune anche a livello culturale, che sappia formare questi genitori, come hai citato bene prima, ben vengano forse alla genitorialità, effettivamente. Certo. Ma tutto questo deve essere messo a tutela della famiglia, non possono per ideologia entrare e farla completamente a pezzi. Quindi siamo di fronte a un fenomeno che ha oltrepassato la follia, a mio avviso. Assolutamente, assolutamente. E molta colpa qui ce l'ha la politica. Continuano a dare spazio, a dare voce, ad accettare le istanze di queste persone. Negli anni passati sono stati ricevuti in più di un'occasione in tutte le commissioni parlamentari, senatoriali, nelle varie regioni, come se loro avessero la verità assoluta sugli abusi in Italia sui bambini. Tenuto conto del fatto che veramente non c'è il minimo rispetto della comunità scientifica, perché loro si sono fatti, come abbiamo detto prima, un loro protocollo che, cioè, non sta né in cielo né in terra e non viene assolutamente considerato neanche dai politici e dagli enti che si avvalgono invece dell'aiuto del CISMAI, quindi dei professionisti del CISMAI. Non viene minimamente considerato che questo protocollo non è quello ufficiale della comunità scientifica, cioè di fior fior di studiosi che veramente possono aprire bocca sul tema abuso sui minori. Esatto. Uno per tutti, professor Gullotta, che io ammiro tantissimo, per esempio, sul falso abuso. Siamo veramente, io non lo so, in un paese di... abbiamo messo in mano la vita dei nostri figli e poi anche dei genitori, perché anche i genitori, noi parliamo sempre di bambini, ed è giusto, i bambini al primo posto, però poi ci sono anche i genitori che soffrono. Abbiamo messo in mano la vita di queste persone a dei mostri, cioè a delle persone che vogliono distruggere la famiglia e che non hanno assolutamente a cuore il benessere dei bambini. Hai la percezione che alla fine questa politica sia scesa a patti proprio con questi enti, o pensi che loro siano completamente all'oscuro di questo? No. Guarda, sono scese a patti, se mi permetti, io poi non so se tu sai, scrivo, ho anche un mio blog, ho scritto già mesi fa le connessioni che ci sono state tra Bibbiano e vari politici, come abbiamo detto con Spadafora, quando era garante dell'infanzia, garante nazionale dell'infanzia, ma per esempio l'avvocato che è Coffari, che adesso difende Fotti, che è un grandissimo negazionista dell'alienazione genitoriale, era stato candidato in una circoscrizione della Toscana dal Movimento 5 Stelle, esattamente dal ministro Bonafede, senza neanche passare in piattaforma. Quindi le connessioni, per esempio, ci sono non solo col Partito Democratico, perché si è fatto uno scandalo PD, ma in realtà ci sono sia col PD che col Movimento 5 Stelle. Adesso non ho riferimenti precisi sulla destra, quindi non posso dire niente. Io posso parlare di quello che io ho studiato, delle carte che ho studiato, e quindi posso parlare delle carte che ho studiato e quindi posso testimoniare. Quando scrivo, sempre le prove di ciò che dico, proprio per non essere smentito, nell'eventualità di una smentita io posso portare le prove. Quindi diciamo che la politica è strettamente connessa all'ascesa del CISMAI e di tutta questa schifezza che è avvenuta a Bibbiano e ancora prima, perché poi sappiamo bene del caso Valeno, eccetera eccetera, però rimaniamo, diciamo, sui fatti recenti. Quindi la politica è strettamente connessa e collegata con questa operatività del CISMAI. Mariangela, siamo arrivati un po' alla conclusione di questa puntata. Ovviamente, come abbiamo detto già in principio a Roberto Castelli, ti aspettiamo ancora per altri aggiornamenti, anche per trattare altri temi, per rivederci anche in compagnia di altre personalità che perseguono comunque i nostri stessi obiettivi, perché non dobbiamo mollare, anzi, anche a nome di tutta la nostra associazione ti ringrazio per l'apporto che stai dando a questa guerra, perché è tale, è oltretutto bisogna continuare ad informare, perché oggi ci troviamo ancora davanti a persone che stigmatizzano
tutto questo che circoscrivono, tutto quello che hanno visto a un semplice comune dell'Emilia Romagna. Bibbiano è tutta Italia e veleno è ogni giorno, vorrei ribadirlo, e credo che con il vostro aiuto e con la cooperazione di tutte le realtà presenti sul territorio si possa lanciare questo guanto di sfida a questo governo, perché diversamente sarebbe a nostro avviso una dichiarazione di colpa, perché questo atto criminale si sta consumando ancora ad oggi, come abbiamo ribadito il soggetto proprio di questa puntata, e il fatto che questo CISMAI in sordina voglia ancora una volta riattivare le sottrazioni illecite, addirittura avvalersi dell'articolo 403, ravvede la violenza. Quindi, priva di un decreto da parte del giudice, possono arrivare queste equip di persone a prelevare in maniera coatta i nostri bambini, che sia da casa, ma molto spesso questo avviene quando i bambini sono a scuola, perché effettivamente poi bisognerebbe rispettare tutta una procedura e magari rispettare anche la volontà del minore, che non ci pensa assolutamente ad essere portato via dalla propria famiglia. Abbiamo bisogno di continuare anche questa attività di informazione. Vorrà dire che presto sarai di nuovo nostra ospite e organizzeremo anche altre puntate, perché non dobbiamo mollare nella maniera più assoluta. Assolutamente, assolutamente. Quindi, ti ringrazio tantissimo e volevo augurare una buona serata a tutti, agli spettatori di Attivo TV, ma anche a tutti quelli che attraverso la diffusione sui social riusciranno a vedere questa intervista e anche a crescere dentro, perché l'argomento che abbiamo trattato è la bigenitorialità ed è un sacrosanto diritto dei vostri bambini. Quindi ritorno all'appello: mettete da parte i vostri sentimenti, le vostre vendette, le vostre frustrazioni. Questi bambini sono nati da un atto d'amore ed è l'unico diritto che hanno. Assolutamente d'accordo. Io ringrazio te, Sara, per la disponibilità, ringrazio chiaramente chi ci seguirà. Siamo tante le associazioni che ci stiamo veramente unendo compatte per combattere in questo momento queste istanze del CISMAI in particolare, perché questa è una cosa urgentissima. Quindi io sono sempre per la compattezza, quindi più associazioni siamo unite meglio è, perché l'unione fa la forza. Quindi ti ringrazio e saluto tutti. Grazie mille. Grazie a te.